chiamata alla cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, il più grande magazzino nel Triveneto per disponibilità di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi e profilati. Servizio di taglio e trasporto, con consegne puntuali e veloci in tutto il Veneto. Dal 1933 Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala, Venezia. BeatoSRL.it. Sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Siamo un po' tutti preoccupati per le vicende del Medio Oriente, in furia la polemica relativamente a quelli che sono dalla parte degli israeliani e relativamente a quelli anche in Italia, tanti che sono per i palestinesi. Come ho detto già giorni fa, la verità sta nel mezzo, ci manca la volontà, perché se l'America avesse Donald Trump invece di Biden, sono sicuro che si troverebbe una soluzione. Bisogna a tutti i costi addivenire ad una pace. La guerra, la storia ce lo insegna, produce solo disastri, morti innocenti. Allora io rivolgo un appello sommessamente a Giorgia Meloni. Giorgia, io capisco la tua situazione, anche un po' il tuo imbarazzo. Ti trovi fra l'incudine e il martello. Capisco e sono d'accordo con te quando dai la solidarietà ad Israele. Sei stata a trovare il rabbino capo a Roma, ma fallo con nonchalance. Sei il presidente del Consiglio, siamo alleati degli Stati Uniti d'America, hai un ruolo da rispettare, ma con calma anche tu. L'altro giorno hai rilasciato delle dichiarazioni che dovrebbero indurci ad adottare la massima cautela. Pregherei la regia del nostro Simone di produrre i primi 2 contributi della giornata. Hamas, pericolo attentati in Italia. La Meloni ha detto c'è rischio di emulazione. La premier alla sinagoga di Roma ha detto difendere il diritto di Israele significa difendere giovani, bambini e donne vittime degli atti di Hamas. A seguire, Israele, l'Italia si blinda, occhio a lupi solitari e infiltrati, attenti a ogni possibile obiettivo. Vedete che c'è un grosso rischio. Non dimenticate
che in Italia ci sono tanti focolai islamici, quella è gente che fa paura. Fa bene la Giorgia Meloni a parlare di emulazione, e proprio per questo bisogna stare in campana. Giorgia, devi stare equidistante, al di là dell'alleanza con gli americani. Gli americani sono dei guerrafondai, soffiano sulla fiamma affinché essa divampi sempre di più. Manderanno materiale bellico, munizioni, ma non ci sarà un soldato americano. Loro sono distanti, se ne fregano di eventuali conseguenze. Ma anche in America c'è qualche focolaio islamico. Quella è gente che si immola per un ideale. Ecco perché bisogna stare attenti, bisogna stare molto in guardia. Io condanno quegli atti di violenza, mentre capisco che il popolo palestinese ha diritto ad avere una sua zona, tutte le ragioni che vogliono, ma perdonatemi, io non posso assolutamente giustificare la barbarie. Come puoi tu, individuo, uccidere bambini, decapitarli? Ma ci vuole coraggio per scannare un ragazzo e poi mettere tutto in rete a mo' di deterrente. Quelli ragionano come dei selvaggi, perché chi ammazza un bambino in quella maniera non è altro che un selvaggio. Ma bisogna che le cancellerie occidentali, come dico io da giorni, si adoperino per trovare una soluzione, perché Israele non perdona. Anche gli israeliani, te li raccomando, con la loro superbia, con la loro a volte arroganza, si credono i primi della classe, gli israeliani, forti dell'appoggio americano. Ecco perché la verità sta nel mezzo. Ci vorrebbe un Trump per mettere a posto la situazione, ma finché ci sarà Biden, presidente degli Stati Uniti d'America, non cambierà nulla, anzi penso che la situazione peggiorerà. Sono vicino alle vittime innocenti. Come puoi ammazzare dei bambini? Sono ingiustificabili quegli atti, a prescindere dalle loro ragioni, eccetera. Adesso il solito invito alle autorità, a partire dalla Meloni in testa: per favore, raccogliete il grido d'allarme che viene dalle periferie. C'è un allarme sicurezza da anni. Io mi sgolo, sbraito, faccio la mia piccola parte, ma non si risolve niente. Vorrei che il governo adottasse politiche molto, ma molto, ma molto, ma molto più severe, e non in maniera blanda. Il governo dovrebbe lanciare dei segnali fortissimi all'indirizzo di questi quattro sacchetti a perdere, di questi quattro, perché no, selvaggi che ci sono in Italia. È venuta la feccia africana in Italia, i buoni sono rimasti là, dalle loro parti. L'ultimo allarme viene dalla provincia di Modena. Genitori preoccupati, le bambine non possono più andare da sole a fare una passeggiata per la strada. È stato uno sbaglio mettere centinaia di, o anche decine di falsi profughi
vicino a delle scuole, vicino a delle palestre. Quei selvaggi, quando vedono una donna bianca, diventano matti, fanno di tutto e di più. Ieri commentavo la notizia di quel selvaggio sacchetto a perdere, egiziano, che ha malmenato, ha picchiato, ha stuprato una donna di quasi 90 anni. Quando ti trovi di fronte a questi episodi, tu devi alzare le braccia, basta, non si può andare avanti. Allora tu, governo, devi lanciare sul territorio segnali fortissimi, a modi deterrente. Devi far passare la voglia a questa gentaglia. Io mi metto nei panni dei genitori di quelle bambine, sono rintanate in casa perché escono dalla scuola, dalla palestra, e a poche centinaia di metri c'è un avamposto, li vorrei chiamare in una certa maniera, dai, di falsi profughi. Sii cauto, Enzo. Vedono ste ragazze, bambine, giovani, prede, ed è inevitabile che prima o poi possano stuprarle. Pregherei la regia, a giustificazione di quello che io ho detto, di mostrare qualche piccolo contributo, perché come al solito la carta canta. Siamo a Baggiovara, nel Modenese, ragazzine importunate e seguite da un gruppo di migranti. Due episodi in pochi giorni. Le nostre figlie hanno paura ad uscire di casa. Ragazzine importunate dai migranti. Che vergogna! I genitori giustamente sono molto preoccupati. Ma è inevitabile. Anch'io, se avessi una figlia, una signorinella, che va a scuola, che va a passeggio e si trova di fronte a questi energumeni, che quando vedono una donna bianca non capiscono più niente, si accende in loro la miccia esplosiva. Ma perché a Roma non raccolgono i miei pressanti appelli? Una legge fatta di pochi commi, durissima. Il governo dovrebbe impartire delle lezioni severissime, ma da Roma non vengono quei segnali che vorrei io. Ah, se andassi a Roma per 6 mesi, me ne fregherei dell'Europa, della NATO, degli Stati Uniti d'America, dei compagnucci rossi, dei tanti sinistri, dei comitati studenteschi di sinistra, dei sindacati di sinistra. Me ne fregherei di tutto e di tutti. Farei una legge durissima, e chiamatemi retrogrado, chiamatemi fascista per le mie idee volte a salvaguardare la mia Italia, che lentamente sta facendo questa brutta fine. E chi lo nega è un falso, è un fariseo. Mi fermo una manciata di secondi, ma non ho ancora finito, grazie. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Ricordo, per chi mi vedesse la prima volta, che io, oltre a questa rubrichetta molto leggera, l'opinione di Enzo Spatalino, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì in prima battuta alle 20:30,
e in replica alle 6 del mattino successivo conduco un'altra trasmissione, La Voce d'Italia. Andiamo su tutto il territorio nazionale. Vorrei che tanti italiani mi ascoltassero, a partire dalla Giorgia Meloni. Un'altra trasmissione che conduco in rigorosa diretta, sempre dal lunedì al venerdì, dalle, per il momento, 18.30 alle 19.45, con ospiti in studio, con la possibilità del pubblico di intervenire. L'importante è che voi sappiate il canale giusto per essere informati a 360 gradi. Dovete scrivere sui vostri appunti, sulle vostre agende, sui vostri calendari, canale 170 170 del digitale terrestre. Se non lo trovate subito, fate la risintonizzazione dei canali. Vi invito a scrivermi sul profilo Facebook e non sulla pagina, non la guardo quasi mai. E poi un invito sempre per i fedelissimi ad iscrivervi ai miei canali, innanzitutto YouTube, siamo già in tanti, e Telegram, Spatalino TV. Volevo chiudere oggi la mia opinione facendo una, secondo me, una giusta osservazione. Avete saputo del caso clamoroso della giudice di Catania, Yolanda Apostolico? Ho in serbo per voi un altro video che la vede protagonista. Io, quando penso che un giudice della Repubblica Italiana possa stare insieme a dei manifestanti che gridano all'indirizzo delle forze dell'ordine assassini, assassini, non so, ma dov'è il CSM? Dov'è il Presidente della Repubblica? Il Ministro della Giustizia? Si distingue ancora questa signora? Domani le dirò qualcosa. Ma mi sono meravigliato perché vorrebbero indagare il carabiniere che ha messo in rete il video, il primo video, che vede la dottoressa Apostolico davanti al drappello di manifestanti. Ma lo dovrebbero premiare, quel carabiniere! Perché condannare l'operato di quel carabiniere? Ce ne fossero di più di carabinieri coraggiosi. Per me ha fatto benissimo a mettere in rete. Qual è la colpa che si addebita a questo povero carabiniere? Vorrei saperlo. E chiudo facendo l'ennesimo complimento a uno dei pochi giornalisti valorosi, coraggiosi, che hanno gli attributi, di nome Mario Giordano. Quando posso non perdo una sua trasmissione. Quelle sono trasmissioni da vedere. Chiudiamo con questo contributo, regia. Onore a Mario Giordano, mi rivedo completamente nel suo pensiero. Dice Mario Giordano: io penso che noi dobbiamo difendere i nostri confini, le nostre tradizioni, le nostre radici, per cui i nostri padri si sono spezzati la schiena. Pensate un po' quanto sono fuori dal coro. Mario Giordano, fuori dal coro è la sua trasmissione, che vi invito a seguire per essere informati. Purtroppo di Mario Giordano in Italia ce ne sono pochi, troppo pochi. E valga il vero, anche per oggi penso che possa bastare. Grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica al nostro Simone. Arrivederci.